Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù, altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia, ma con le macchine un'altra cosa. Devi essere unica e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome! Aloy! Che il suo nome sia benedetto! Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri. Verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò. Sapevi esattamente ciò che stavi facendo.